Buongiorno Gian, stai cercando di scendere, dai vieni giù, ti ho messo anche il cuscino, dai non sento il fondo, non sento il fondo. Bravo. Ciao Gian. Ciao. Eccolo, ce la fai? Metti il piedino qua. Grande Gian, da solo, bravissimo. Ciao Pepi. Ehi, mica beh. Un bel pezzettone di banana. Stai mangiando il paninozzo col cioccolato? Oggi è domenica, una splendida giornata di sole. Ci siamo dovuti appoggiare a questa area di sosta perché avevamo bisogno di allacciarci alla corrente per ricaricare tutti i nostri dispositivi. Nel frattempo Elisa e Gianluca sono andati a fare una passeggiata con la Pepita. Ecco, sono rientrati adesso. Ora ci rimettiamo in marcia, direzione Pesaro. Non faremo l'autostrada perché comunque abbiamo tutto il tempo per raggiungere Pesaro domani mattina. Abbiamo un bel camperozzo che ci aspetta. Si parte, guardate questa bella Puccini davanti a noi. Sarebbe perfetta per i Paoli della Val di Rabbi. Oh. Abbiamo fatto un bel pieno di gasolio, un centino, a 1,72 euro il litro, ragazzi. E lì, ieri sera non abbiamo mangiato perché dopo la scorpacciata sembrava un pranzo di matrimonio. Ho sbagliato, non dovevo andare di qua, perfetto. Stavo dicendo, ieri sera non abbiamo mangiato, ma oggi a pranzo mangeremo qualcosa. Cosa propone la casa? Oggi facciamo il gnocchi di nonno Nanni con il sugo al pomodoro. Quindi dai, una cosa leggera. Beh, sugo al pomodoro è leggero. Sì, ma gli occhi dici non sono leggeri. Devi girare qua, devi girare. Gianluca si sta finendo i biscotti comprati da Camping Sport Magenta, negozio tipico dei biscotti proprio. Yes, siamo in America! Ecco il ponte De Ferro sul Po. Abbiamo la fabbrica della Sperlari, le famose caramelle. Stiamo percorrendo questa bellissima strada che costeggia l'argine del Po. Già, ma fai vedere ieri la Chiara cosa ci ha regalato. Teru Teru della Doris, con scritto? Peggiore. Step Sober. È bellissimo mini. Questo mini Teru Teru. Terremo sempre con noi, vero Gian? Sì. Vicino a quello giallo di Simone. Lo attacchiamo sul camperozzo nuovo. Un bel spottino dove fermarsi per pranzare. Dai che proviamo a girarci. Abbiamo il portellone laterale vista Po. Ok, ci siamo riusciti. Guarda che solchi che fai sull'erba. Bene, sì, ci impiantiamo qua. Non c'è. Ecco il camperino parcheggiato con vista fiume Po. Hai visto, Pepi? Ci sono le nutrie qua, i sorcioni. Un po' di pipì. Quale posto migliore, Pepi, per fare i propri bisogni in mezzo alla natura? Questa credo sia l'autostrada. E sono pronti gli gnocchi nel frattempo. Dagli la mescolatina già. Pranzetto fatto. Loro ovviamente dormono. Ora ripartiamo perché abbiamo altre 4 ore di viaggio. Non le faremo tutte oggi, anche perché l'appuntamento è domani alle 11. Quindi faremo 2-3 orette oggi e rimanente domani mattina. Vamos! Gian, guarda quanti camion che dormono! Ecco la ruota gigantesca di Mirabilandia.
Stiamo attraversando Cesenatico, quello è il parcheggio dove ci siamo fermati quest'estate per andare in Puglia. Eccoci arrivati a Riccione, abbiamo parcheggiato nel parcheggio di un cimitero, zona tranquilla. Siamo a circa 30 minuti di distanza da Pesaro, dove... L'avrei detto 50 volte. Sì, l'ho detto 50 volte. Dove andremo a vedere. Va bene, ci vediamo domani, ciao. Buongiorno amici, finalmente è arrivato il lunedì, la Elisa sta ammirando il parcheggio del cimitero. Come avete visto ieri abbiamo dedicato tutta la giornata al viaggio, ora faremo colazione e poi ci dirigeremo verso la concessionaria M&M di Pesaro. Andremo a visionare... No, andremo mezzo. A visionare un possibile mezzo. Siamo arrivati, intanto da qui possiamo notare che il camperozzo che siamo venuti a vedere non c'è, l'avranno già venduto. E beh, mi hanno fatto venire fin qua per... Eccoci tornati, mi sta venendo un abbiocco pazzesco, abbiamo appena finito di pranzare. Dunque, che diciamo? Abbiamo trovato la nostra casa. Subito così? Sì. No, aspetta, un po' di hype, un po' di suspense. Vabbè, ma no, dobbiamo valutare. Dici di me che spoilero e tu subito così? Ma sì, ma basta girargli tanto intorno, questo è quello giusto. Comunque il mezzo è molto interessante, pur avendo 20 anni li porta veramente egregiamente. Tanta roba. È enorme ragazzi, un autobus, un pullman, cioè... Lo devi guidare tu. Se mi danno la patente. Stiamo studiando. Motorizzato MAN 4000 600. Sì. 4600 centimetri cubici, un gran motore sicuramente. Cambio sequenziale automatico, sequenziale. Sì. Giusto? Automatico. Un cambio che fa tutto da solo, tra l'altro cambio Allison, un sacco di vani. Divani? Di stivaggio. No, divani ne ha due. Uno a destra e uno a sinistra. Vabbè, però basta perché sennò dopo gli diciamo troppo. Faremo un video dedicato. A cosa? Dobbiamo ancora comprarlo, dobbiamo ancora vendere questo, Elisa. Vabbè, ma io so già, prevedo il futuro, questo è quello giusto. Dai, signore. Dai, vi faremo sapere. Intanto finiamo di mangiare due noci, un pezzo di formaggio, il caffè, il cioccolatino. Mettiamoci un pezzo di formaggio. Dai! Ce ne ho dei coltelli, sai! Voglio mangiarlo tutto! Voglio morire di formaggio! Ma cosa fai, papà? Digno! Che buono! Mamma! Sì. Aspetti! Ma due ne devi prendere! Oh! Due ne devi prendere! Hai visto? Guarda, perché la mia potenza è nulla senza il controllo. Sì. Vediamo la Eni che cerca di rompere due noci con la potenza delle sue mani. Urku Khan, ci hai fatto purè di noce. Siamo pronti, ripartiamo verso casa. Abbiamo circa 3 ore e mezza, 4 di viaggio. Nel frattempo la Eli ha attaccato anche il nostro adesivo nel cartello di benvenuti a Tavullia. Quello che vedete in fondo è il famoso castello di Gradara, che ora non vedete più. Meta che ci manca da visitare. Un'oretta arriveremo a casa. Se ci saranno risvolti futuri sul camperozzo vi terremo aggiornati. Vi ricordo di mettere un bel pollice in su se il video vi è piaciuto. Abbiamo trascorso l'ultimo weekend
con il van. Il nostro camperino ha trovato un nuovo proprietario che sicuramente se ne prenderà cura, con il quale si farà tanti bei chilometri. Noi ci abbiamo fatto quasi 20.000 chilometri in poco più di un anno e mezzo. In molti ci avete chiesto quale sia il nostro progetto futuro. Fateci sapere sotto nei commenti se preferite un video o una live dove spiegare in maniera dettagliata il nostro progetto. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento fra, speriamo, 2 settimane. Salutiamo già. Ciao 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 ciao. Ciao. Sì, ma non mi spaccare la telecamera. Me l'hai piegata? Ciao.